Ragazzi, buona domenica a tutti. Allora, intanto vi ringrazio che siamo arrivati, anzi abbiamo superato i 10.000 iscritti. Domani probabilmente farò una live speciale nell'ultima ora di mercato, quindi dalle 9 alle 10. Vedremo, probabilmente la farò. Poi per quanto riguarda l'analisi tattica uscirà probabilmente oggi pomeriggio, stasera o domani, adesso vedrò, perché devo ancora riguardarmi la partita. Facciamo qualche premessa. La prima, fenomeni che sia tra youtuber sia tra utenti su YouTube dicono, ma adesso di Danilo cosa dite e quant'altro. Allora, prima di tutto io tifo Juventus e quindi tifo Danilo adesso. Se l'avrò sottovalutato, il campo lo dirà, nel caso farò un passo indietro. Io ho sempre detto che quando sbaglio lo ammetto. Però ci sono dei fenomeni su YouTube che fanno appunto i fenomeni, che dicono appunto di Danilo, di qua e di là, che poi erano i primi quando discutavamo anche in privato l'anno scorso, ok, che mi dicevano quando dicevo perché Allegri non mette Costa, quando stava bene ovviamente, Costa deve giocare, ovviamente anche là sia Danilo, sia per Danilo sia per Costa è l'inizio della stagione, bisognerà vedere che continuità avranno, va bene. E mi dicevano, insomma, sì, ma Costa è solo da partita in corso e tutte queste stronzate qua. Bene, quindi un bagno di umiltà prima di fare i moralisti agli altri, dovreste farlo. Perché Costa, e su Costa, probabilmente sono stato veramente uno dei pochi a crederci fino alla fine. E ripeto, è l'inizio e non esalto Costa, anche se è iniziato molto meglio rispetto all'anno scorso, che aveva iniziato comunque bene prima del fattaccio di Sassuolo, sì, contro Sassuolo. Quindi, come Higuain, avevo riportato la notizia che Sarri non aveva messo nessun veto sulla permanenza di Higuain, però io avrei preferito Higuain che rimanesse appunto Higuain piuttosto che prendere Icardi. Ed ero uno dei pochi folli, sono uno dei pochi folli, anche lì, ripeto. Non è una rivincita perché è l'inizio della stagione. Bisognerà vedere durante la stagione. E non tiro sentenze io per le cose che potrebbero andarmi bene a me e voi invece le tirate per cose che possono andare bene a voi. Però poi siete i primi, eravate i primi ad offendere, a tifare contro Cancelo quando era la Juventus, perché va bene così. Quindi le morali agli altri non fatele. Bene. Altra premessa. È calcio d'estate, d'agosto. Comunque è calcio d'agosto. L'importante, lo dicevo prima dell'inizio della stagione, era portare a casa i punti, i 3 punti. Dopo le prime due giornate, essere a 6 punti, per me all'inizio era quasi impensabile. Ok? Perché c'era una trasferta difficile a Parma e c'era la partita contro il Napoli. Contro un Napoli, adesso arriviamo al dunque, contro un Napoli che viene esaltato oggi per 15 minuti buoni e 15 minuti di suicidio della Juventus, ragazzi. Ok? Che ha gli stessi giocatori praticamente, a parte qualcuno, a parte Manolas, ad esempio, e Di Lorenzo. Ok? E ha soprattutto lo stesso allenatore, e soprattutto ha l'allenatore in panchina. Sarri è da 2 settimane che non siede sulla panchina della Juventus né in partita né in allenamento. Questa cosa non è da poco conto. Adesso arriviamo a noi. Fenomeni su YouTube che hanno centinaia di migliaia di iscritti, che molti mi dicono come fanno ad averceli semplicemente perché sono trash, sono populisti, sparano cazzate e li seguono i bambini. Queste sono le quattro, va bene? Come sul caso là di Sarri, ha litigato con Ronaldo. Andate a chiedere a Ronaldo se gli va meglio questo gioco o il gioco dell'anno scorso. Andateglielo a chiedere, invece di sparare cazzate. Vabbè. Gli stessi che oggi, ieri, nei video di ieri, dicono, hanno detto, la Juventus è in calo rispetto agli anni passati, gli stessi che 2 anni fa dicevano che il Napoli meritava lo scudetto perché il gioco di Sarri era fantastico e quant'altro. Gli stessi, ok? Incoerenti di merda siete, gli stessi. Gente che fa finta di essere obiettiva parla di 250 squadre e dice
E dice che Khedira è stato il peggiore in campo. Voi sapete quanto a me non piaccia Khedira, come non piace Matuidi e quant'altro. Ma ieri non. Matuidi, Khedira, scusate, anche Matuidi. Comunque, soprattutto Khedira, dopo Costa, Higuain e anche Alexandro, secondo me, è stato il migliore in campo. Come si fa a dire che è stato il peggiore in campo? Significa non capire un cazzo di calcio. Significa non capire una sega di calcio. Perché ieri, sia sugli inserimenti, sia. Vabbè, ma non voglio. Poi parleremo meglio nell'analisi tattica. Però, sai il fatto che oggi, ragazzi, oggi, e i napoletani che dicono avete segnato su tre errori nostri, e voi? Voi avete segnato su due calci piazzati, su due disattenzioni nostre, e su un gol, su azione, il secondo gol, dove eravamo tutti fermi. Tutti, tutti. Il primo tempo, se fosse finita 4-0, non ci sarebbe stato nulla da dire, ragazzi. L'ho detto ieri, non ci sarebbe stato nulla da dire. Quindi non si può adesso venirmi a dire la Juventus ha avuto culo per l'autogol di Koulibaly perché il Napoli meritava il pareggio per 15 minuti buoni. Cioè, qualora fosse finita in parità, avrei detto sì, alla fine, come dico sempre, il tabellone là dice il vero. Se avessimo pareggiato 3-3, avrei detto sì, abbiamo pareggiato 3-3 perché siamo stati scemi un quarto d'ora, come quella volta col Bayern Monaco. Stessa cosa. Il risultato è quello. Però se finisce 4-3 e poi episodi arbitrali, il fallo su Dybala c'è perché è vero che prende il pallone, ma poi col ginocchio fa lo sgambetto al giocatore Dybala, appunto. Travolge anche Dybala, come c'era il fallo per il Napoli del 3-3 perché l'ha preso palle gambe, come ci sarebbe stata l'ammonizione di Koulibaly, non l'espulsione, l'ammonizione di Koulibaly per sbracciata su Bonucci. Ok, l'arbitro per me ieri ha arbitrato molto bene. Punto. Però, appunto, anche i napoletani che mi dicono queste cose, che poi evidenziano solo i loro errori nel primo tempo, ad esempio sul secondo gol di Higuaín, grande giocata, grande azione della Juventus, però lì c'è stato, cioè, c'è stata una disattenzione del Napoli. Evidente a centrocampo, perché a centrocampo, secondo me, questa è la mia opinione, deve giocare Fabian Ruiz e Allan e Zielinski deve giocare trequartista, che non è un trequartista, ma sicuramente fa molto meglio il trequartista che il mediano. Fabian Ruiz al Napoli cos'è che manca? Manca un costruttore di gioco all'inizio dell'azione e Fabian Ruiz può fare quella cosa. Se tu metti Allan e Zielinski non costruisci il gioco a centrocampo. Chiusa parentesi. Il fatto è che comunque. Se fosse stato il Napoli a giocarmi 60 minuti come ha giocato ieri la Juventus e a giocare 15 minuti come ha giocato il Napoli, sì, cioè come ha giocato la Juventus, come non ha giocato la Juventus ieri, cioè quei 15 minuti nei quali ha preso 3 gol, ok? E avesse vinto per un autogol di De Ligt all'ultimo, oggi avrebbero detto tutti, sì, vabbè, c'è stato l'autogol, però il Napoli l'avrebbe meritata comunque. Tutti avrebbero detto così, perché se il Napoli avesse fatto quelle azioni, soprattutto nel primo tempo, che ha fatto la Juventus, e no, il Napoli nel secondo tempo non ha dominato la Juventus, attenzione, nel secondo tempo la Juventus si è spenta, come è successo a Parma, e l'ho detto, l'ho scritto ieri nel post, tra primo e secondo tempo, attenzione perché oggi abbiamo il Napoli, e il mio timore è che nel secondo tempo ci sia un calo vistoso, e così è stato, va bene. Però se il Napoli avesse giocato come ha giocato la Juventus nel primo tempo e poi avesse vinto 4-3 con un autogol, ragazzi, oggi ci sarebbero titoloni, ci sarebbero youtubers che direbbero insomma, cacchio che Napoli, grande Napoli, fantastico Napoli e dell'autogol nessuno se ne fregava. Questa è la verità. Siete in quel. Io capisco, la Juventus vince da 8 anni, sta in culo, perché alla fine è per quello che sta in culo la Juventus, perché vince da 8 anni, poco a fare. Però un po' di obiettività, un po' di onestà intellettuale, non ce l'avete, non ce l'avete, non ce l'avete. Ieri ci sono stati errori, ripeto, che fra 2 mesi, sia da una parte sia dall'altra, a livello difensivo non si vedranno, secondo me. C'è gente che poi, altri youtubers interisti, massacrano De Ligt, 19enne, per una partita, la prima partita ufficiale. Bonucci, primo anno di Juventus, fece cagare. Chiellini, per 3-4 anni, prima di sì, tornare a vincere nel 2012, Chiellini ha fatto parecchie cazzate prima di diventare questo che adesso tutti esaltate. Perché se lo merita, però voi anti-juventini che adesso
pur di sminuire De Ligt dite, ma senza Chiellini. Però Chiellini, ragazzi, il difensore è il ruolo probabilmente che, nel quale, ok, si può uscire alla lunga. Barzagli è uscito dopo i 30 anni. Bene. Perché è probabilmente il ruolo nel quale cresci più con l'esperienza che con le tue doti tecniche e tattiche. Basta, questo è il quanto, però veramente ho visto su YouTube, sui social in generale, anche in TV, ma soprattutto su YouTube, della incoerenza pazzesca tra napoletani, anti-juventini in generale e quant'altro, perché io veramente mi ricordo i commenti 2 anni fa quali erano. Grande Napoli, il Napoli meriterebbe lo scudetto, perché? Perché di qua, perché di là. Ad esempio, ieri sera ho messaggiato su WhatsApp con Lorenzo, figlio di Roma. E almeno lui ha la sua coerenza, cioè dice, a me non piacciono allenatori come Sarri, Fonseca e questi qui, mi piacciono più allenatori come Ranieri e Allegri, va bene, però lui ha la sua coerenza. C'è chi invece non ce l'ha, c'è chi diceva 2 anni fa che Sarri faceva un grande calcio e meritava lo scudetto per il calcio che faceva al di là dei gol subiti, ok, e con il, diciamo, modo di giocare di Allegri potrebbe prendere qualche spunto e appunto limare questo squilibrio che c'è ora, ma per me c'è ancora tempo per lavorarci, ragazzi, ok? E quest'anno invece dice che Sarri prende troppi gol, che la Juventus è in calo rispetto agli anni passati, quando era il primo a dire Allegri sì, è cinico ma gioca male, ma le squadre di Allegri ma così dove va? Va bene. Ripeto, il gioco di Sarri potrà farci perdere qualche punto in campionato, assolutamente. Però secondo me, per quello che chiede l'Europa, abbiamo più possibilità, qualora arrivassimo in finale, di vincere con il metodo di gioco di Sarri rispetto a quello di Allegri, che era quello di attendere. Bene. Gli equilibri poi, sia da parte della Juventus, sia da parte del Napoli, si troveranno con il tempo. Ci vorrà del tempo, soprattutto per la Juventus, perché per il Napoli, ragazzi, il Napoli, di fatto, a parte Manolas e Di Lorenzo, avevano gli stessi, avevano 10, 9 undicesimi in campo. È vero che anche la Juventus ne aveva, vabbè, poi è entrato Danilo, aveva De Ligt, e basta, poi alla fine. Il resto era, insomma, vabbè, Higuain è tornato, però di fatto, però alla fine, ragazzi, abbiamo cambiato filosofia di gioco, allenatore, e soprattutto è da 2 settimane che l'allenatore non è sulla panchina, e probabilmente con Sarri in panchina ieri, sul 3-0, per me è inutile dire con Allegri non avresti preso 3 gol, probabilmente con Sarri in panchina non avresti preso 3 gol, perché avrebbe visto delle situazioni e avrebbe fatto delle avrebbe corretto delle situazioni. E quindi magari prendevi un gol, però poi non prendevi subito il secondo o il terzo. Ok? Perché Martuscello comunque è bravo nel suo, però se è il secondo allenatore, ok, se è un secondo allenatore un motivo ci sarà, se non è un primo. Ok? Boh. Questo è quanto, ragazzi. Ci vedremo con l'analisi tattica appunto oggi pomeriggio, stasera o domani, adesso vedrò. Buona domenica a tutti, sempre comunque fino alla fine Forza Juventus, e viva l'incoerenza di molti YouTubers qui, appunto, su YouTube. Sono contento di vedere un po', insomma, che la gente continua a distruggersi il fegato, invece di ammettere che. Cioè, ragazzi, veramente, io ho visto delle azioni nel primo tempo che ho detto, cacchio, cioè, da quando è che non vedevamo una roba del genere? Io mi aspettavo, vedendo qualche video, che ad esempio l'azione nella quale alla fine Khedira l'ha tirata addosso a Meret, qualcuno riportasse quelle azioni di prima di no look di Higuaín, che ha fatto una grande partita. No, zero. Che sfiga il gol di Koulibaly. Vabbè, buona giornata a tutti.